Questo era uno sporting club qui al Montespada, era stato aperto negli anni 70, però ora non ricordo in che anni è stato abbandonato. Se... 86 mi sembra. Beh, era bello grande, queste sicuramente erano le stanze, boh. Quella che era una piscina. Buttati giù. Faccio un tuffo? Fai un tuffo. Sul ghiaccio? Stai facendo spostare. Questa si deve spostare per forza. Ciao. Ehi. Aiò. Ciao a tutti, buongiorno. sono tornata. Sì, finché siamo in Sardegna io ne approfitto per fare un po' in giro e tornare un po' a casa, così da stare anche un po' con mamma. Anche perché quando non ci sono io ne approfitta a fare le faccende E poi si domestiche. fa male. Lei ha problemi alla schiena, insomma, ci ha svariati problemi di salute, quindi bisogna tenerla d'occhio. Siamo ripartite ieri dal paese, perché poi anche Giorgia è risalita in paese perché c'era la cresima di mia nipote, quindi eravamo in festa. Ci siamo messe in viaggio ieri e siamo andate verso Fonni e quindi stamattina ci siamo svegliate al Monte Spada. Quindi le immagini che, quelle brevi immagini che avete visto prima erano girate al Monte Spada. Volevamo salire sul monte, ma non c'era un vero e proprio sentiero, anche perché Sì, anche perché comunque faceva freddo, c'era vento, non freddo. c'era un sentiero vero e proprio, quindi. C'erano meno 2 gradi. Io ho detto ci prepariamo per la Lapponia, ma forse non siamo ancora pronte. E Esatto. pensare che io vengo da un paese alto di 600 metri dove fa freddo, però. Poi ci siamo da lì spostate, siamo venute qua. Non so bene dove siamo, insomma, siamo tra... Vabbè, c'è Perdaliana, si vede, e il lago che non sappiamo come si chiama poi. Vabbè, comunque abbiamo trovato una vallata, siamo in compagnia di tante Adesso mucche. legna. Adesso facciamo un po' di legna così poi attrezziamo un bel fuocherello. Vai giù. Perdaliana è là, noi l'avevamo vista, avevamo fatto il trekking, magari lasciamo il video sopra per chi se l'avesse perso.
Buongiorno. Buongiorno. Oggi c'è molto più freddo di ieri, ci segnala 2 gradi. Adesso attrezziamo il fuocherello, così poi arrostiamo. Ci scaldiamo un po'. Ci scaldiamo e arrostiamo un po' di carne. Oggi siamo in compagnia dei tori. Stamattina ci siamo svegliate con i tori che ci guardano. Vabbè, noi non li disturbiamo. È venuto anche il pastore, gli ha dato il mangime. Magari piano piano si allontanano. Si è alzato ancora di più il vento. Abbiamo messo la griglia, la nostra Fennec. 2 belle bistecche di capocollo prese da Mario, il macellaio del mio paese. Ciao Mario! Eccoci qua, le vacche. Sono armata. Le vacche e i tori se ne sono andati. Sì, a una certa ora la prendono e vanno via. Quindi non abbiamo più il loro campanaccio come tutta la mattina. Abbiamo fatto i piatti, lavato la griglia e adesso castagne. Castagne! Un po' di castagne e finiamo la giornata così. Un po' infreddolite, però bellissima giornata. Cioè. Sì, abbiamo inaugurato il mese di dicembre. Sì, siamo arrivate. Se oggi ne abbiamo 4 dicembre, anche se voi vedrete i video un mesetto in ritardo, perché noi pubblichiamo 2 volte a settimana per adesso. Abbiamo spento il fuoco, ci abbiamo messo i massi sopra, così da. Buttato l'acqua. Però, intanto ha messo pioggia tra un po', quindi fa da sé. Abbiamo lasciato anche un po' di legna già tagliata, pronta per chi in futuro magari viene qua a farsi il fuocherello come abbiamo fatto noi. Abbiamo testato la sega elettrica, molto contenta, molto bene. Una batteria ancora durava, ha tagliato un sacco di rami. Quindi piccolina ma efficiente. Che sega elettrica è? L'hai già detto in passato? No, non me lo ricordo, casomai poi la facciamo vedere. Lo scrive giù nella descrizione e poi la presentiamo. Esatto. Adesso ci spostiamo, lasciamo questo bel posticino che ci ha fatto compagnia per 2 giorni. Non lontano da qua, insomma. Andiamo davanti a un lago. Si chiama il Bau Mugeris. Bau Mugeris. Quindi andiamo a farci un altro po' di relax al lago. E noi ci vediamo domani. Ciao, adesso relax. Ciao. Ma voi siete quelle di ieri, oggi ce n'erano altri. Ciao, ciao, grazie della compagnia. C'è traffico oggi, oh.